Hello bel guys, benvenuti in questo nuovo video. Dopo mesi finalmente andiamo avanti con un nuovo unboxing e nello specifico apriremo questo pack qui in coreano, il mio primo pack in coreano, più questa bustina col cuoricino che contiene una bustina di... non mi ricordo come si chiama questa espansione. Iniziamo bene. E prima di continuare però volevo annunciare una piccola novità del canale, ossia l'affiliazione con la Gilla Store, che è un negozio specializzato appunto in giochi di carte, quindi Yu-Gi-Oh, Magic, Pokémon, dove potete usufruire del mio codice sconto, ossia S3Con5. Ve lo metterò qui sotto in descrizione, sia il link del sito, del codice sconto, e potete vedere insomma tutti gli accessori di Yu-Gi-Oh, tutto ciò che avete bisogno e appunto. Potete dare una mano sia a questo negozio che è nuovo di un ragazzo che conosco e che oltretutto mi segue qui su YouTube. E ciao Giorgio. E soprattutto potete dare anche una mano al canale, quindi aiutate sia me che loro a crescere. Comunque sia, io andrò abbastanza spedito. Abbiamo questo pack, il Chronicle Pack, la First Wave, che non mi è sembrato malaccio, non conosco tutte le carte all'interno, però ho detto sai che c'è, pack coreano. Non l'ho mai fatti, portiamoli sul canale. Ma prima di proseguire, apriremo questa bustina. Così, a random. Piano piano, cercando di non tagliare le carte. Incredibile. Oh, ci sono riuscito a farlo, A non aprirlo correttamente, nonostante le forbici. Il genio del male. Allora, io non ho idea dell'ordine delle carte. Oh, che figo, cambia anche il logo. Quindi, andiamo a fare così. Olè. Tutte common, bellissimo. Una vera. Comunque ringrazio lo stesso per l'omaggio. E ora finalmente andiamo ad aprire, diciamo, il nostro pack principale, che è composto da ben 30 pacchetti, che come vedete sono qui, e li metteremo qui anzi, qui in vista per il momento. Allora, diciamo il pack, se non ricordo male, contiene qualche carta molto utile per Edison. Ma ora andiamo a vedere subito il pack. Ok, rituale, ecco, Cyberdrago, Mirror Force e uno Stratos. Sono in quella rarità, mi pare, non so, so se sia la Parallel. E comunque, da quel che sembra un ottimo pack per, come si chiama, Edison. E tuttavia molti potrebbero dire, ma oddio, che ho fatto? Ma le carte sono OCG, sono coreane, non sono utilizzabili. Allora, ragazzi, è vero, o meglio, gli eventi ufficiali Konami non sono utilizzabili in TCG, però, appunto, se siete fra un gruppo di amici, io non ho mai posseduto Exodia, questo è il mio segreto più intrinseco. Non ho mai posseduto un Exodia in vita mia, tranne quelli falsi, quelli ne ho avuti tanti. Comunque, le carte OCG, secondo me, potete utilizzarle tranquillamente, soprattutto se siete nel local, alla fumetteria. Ovviamente chiedete al vostro negoziante anche per una questione di rispetto, però appunto non ci vedo nulla di male. Se sapete, io... Amore mio, tu sarai ovviamente in bella vista. Fanculo Exodia, tu ti metterai qui. Sì, per chi non lo sapesse, la mia mania per il Red Ice. Comunque, stavo dicendo, le carte OCG sono un ginzo figo. Mica, mi sto interrompendo ogni 3x2. Non sono teoricamente utilizzabili in un evento ufficiale Konami, però appunto per il local, roba varia. Ragazzi, fregatevene, pure se per collezionismo fatelo, cioè mettetevi d'accordo col gruppo ovviamente e utilizzatele. Questa è una cosa che dirò anche nel video del Tour Tengu Planned che andrò a fare a breve. È una super questa. Ammazza che figo, in coreano per il gioco armato scuro. E lo metteremo qui. Ok, quindi detto questo, bene o male, fate le giuste promesse. Altra cosa, se dovesse piacervi questo video, vi farò anche l'unboxing della seconda wave, che onestamente non so cosa contiene, però da quel che vedo da questo pack per il primo, contiene tante belle carte per Edison.
già trasformante. Ho visto un altro dei miei murini e un dandelion. Metteremo qui il nostro murino. Qua continueremo a mettere le carte. Qua metteremo quelle un po' più rare, qua metteremo il resto, il red dice ovviamente in vista. Ma potresti togliere queste qui? È vero. Probabilmente toglierò quelle lì in caso che la colonna dovesse diventare troppo grossa. Allora, intanto qua sto accumulando già bustine, un altro Dandelion, Monster Reborn, un'altra Exodia, incredibile, e wow, non so cosa, non so il nome di questa carta. Quindi la metteremo qui. Mi pare di averla trovata anche in d'uso, non vorrei ricordarmi male, però mi pare fosse così. Allora, a questo punto io ne approfitto anche per dirvi che ho aperto il server Discord, anche su richiesta, quindi possiamo interagire anche direttamente lì nel canale. Ho aperto il mio profilo social di Instagram, quindi qualsiasi cosa potete trovarmi anche lì. Sono a disposizione, avete dubbi, roba varia, vi rispondo tranquillamente ovviamente quando visualizzo i messaggi. Un alberello bellissimo e un breaker. Comunque, no, raga, cioè, tanta roba sto pack. Obiettivamente, questo pack costa tipo sulla trentina d'euro. Penso che le carte poi coreane valgano giustamente meno. Però, cioè, raga, mettete una base di Edison allucinante, ma anche carte GOAT, come sto vedendo. Cioè, infatti, il Royal Decree, porca troia, not bad. Sto pack è veramente assurdo. Veramente figo, peccato che. Vabbè, oddio, praticamente è legale, ma non agli eventi ufficiali. Però ecco un altro Exodia che non ne avevo manco uno. Provale, Skill Drain e un altro Stratos. Da che non ne avevo nemmeno uno di Testa del Proibito. Exodia è il proibito, l'unico che avevo. Che ricordi, le bancarelle quando eravamo piccolini, porca miseria. E a spendere tutti. Cioè. Se avessi speso il fantasma del caos, amore mio, perché sì, per chi non lo sapesse, uno dei miei mazzi preferiti, se non forse il mio preferito in assoluto, è il Dark Dragons, che a quanto pare ora lo chiamano così, ma all'epoca si chiamava Hopeless Dragons, che oltretutto vi porterò la decklist non appena, diciamo, arriverà l'ultimo ordine da card trader, che a maggior ragione, se volete, vi parlerò un po' del sito e della mia esperienza, se qualcuno di voi è scettico a riguardo. Mazza, quando sto a parlare, probabilmente mi sto a rompere i coglioni, non è vero. Vi voglio bene. E voi mi volete bene, vero? Quindi Jinzo, un Gizarus, una Mirror Force e un altro Dandelion. Possiamo farci il plant da zero, però anche il Lonefire Blossom. E il Devil's Dragon, che non so se siano presenti onestamente in questo pack, però noi se quindi sono aspetta quante carte sono, io l'ho fatto finora, però 1 2 4, quindi un Jinx, l'arte avanzata del rituale e comunque veramente figo sto pack. Mi sa che ragazzi in altro unboxing di questo pack ve la porterò molto molto probabilmente. Abbiamo prima la seconda wave, fatemi sapere cosa ne pensate. E allora, già trasformate, rituale. Non avrò mai abbastanza di voi. Quanti ne siete? Tre, perfetto. Giocherò coreani, cazzo. Così, quelli miei belli da jump, intanto li tengo nell'album. Quelli da Dusa pure, quelli gold. Pure, vabbè, quelli non ne ho in più. Royal Decree, Gizarus, Lunite. Questa ha una rarità leggermente diversa. Non capisco quale sia. Ok, penso sia una secret. Ok, la metteremo qui. Sia una secret. Allora, diciamo che la carta più rara del pack, se non vado errato, se non ricordo male, e il drago bianco, ma tipo il drop rate è bassissimo, tipo olè. Oh, lo spolverino, mai avuto nemmeno questo, a parte quello falso, a parte quello falso, anche questo spolverino sempre figo,
avere le proibite. E poi, ragazzi, io un trick che avevo nel passato era comprarmi le proibite. Infatti, alcune proibite tipo la Royal Oppression, che all'epoca io la pagai tipo 2 euro o 4 euro, comprese spedizioni gold. E ora sta a 15, proprio perché nessuno se ne incollava. La Ultra, questa era, me la ricordo, questa l'ho controllata anche in Dusa. Metteremo qui, la metteremo qui, no? Non ho mischiato, mettiamo qua, ok? E non mi ricordo cosa ho detto. Vabbè, noi intanto continuiamo a spacchettare, però devo dire, voto al pack per gusti personali è un bel 9 su 10, perché c'è veramente tanta roba. È vero che è coreana, però ripeto, sti cazzi, è un gioco. Se si può risparmiare, è meglio per tutti, insomma. Oster Gate, Royal Decree e un altro Mezuki. Qua siamo a riempire la colonna. E mancano pochi pack, ragazzi. Io spero che soprattutto si veda bene con l'attrezzatura nuova che sto continuando a testare. Oggi sarà pure una giornataccia, giornataccia, oddio, sarà una giornata molto faticosa di lavoro. Abbiamo fatto tipo, sto scherzando, 7 ore di riunione, poi in inglese, porca miseria, tu sei sempre bellissimo. Olè, una ultra, attenzione, una ultra, facciamo vedere in bella vista. Come direbbe Giorgione, molto molto bene. Però mi manca il guanciale. Oppure mettiamoci un po' di olio. Un po' di burro. Exodia, Necrovale, Skilldrain e un altro Stratos. Diciamo che se avevi dubbi su montare Hero, ora non è più. E non mi ricordo come stai fuggici. Sono qui. Ok. Ce l'abbiamo quasi fatta, ragazzi. Allora, Stratos, Kaios, Cyberstein e un'altra ultra che la città degli eroi, tipo, non mi ricordo come si chiama. No, questo era tipo il segnale, qualcosa del genere. E metteremo qui. Allora ci rimangono 1, 2, 3, 4, 5, 6 pack. 6 pack, signori e signore, nell'eventualità. Che oltretutto, andando a fare un'analisi dei video, marcatore, il GD non ha un drop rate così, così alto, eh. Ah, e attenzione, un'altra secret. Un'altra secret, I guess so. Quindi not bad, però lui figo. E GD non me l'aspettavo, cioè. Infatti dicevo un po' Edison, strano non ci sia il GD. Però, cioè, meno male, sono 30 pack, non me l'aspettavo che uscisse un drop rate così basso. Allora, Monster Reborn, Doom Caliber. Mamma mia, se siete belli. Siete veramente bellissimi. Stardust, ma non ti annoiano? No. Cioè, considerando che ho un album che praticamente la prima pagina è fatta solo e dico solo di Red Ice di quel tipo. Quindi la Grand Mall, Royal Decree, Exodia, attenzione, l'ordine imperiale ultra. Ma io non vorrei dire una mezza cazzata, ma Dusa penso si sia ispirato un sacco a sto pack. Perché, cioè, bene o male, le carte, tralasciando forse qualcuna nuova, che ne sono, vabbè, tante, certo, alcuni Xyz, che manco conoscevo io. Ce ne stanno vado, ok, un altro Gizarus, un altro Chaos Emperor Drago, un altro Kaios, sì, attenzione, un'altra Grand Mall. Ok, andiamo, gli ultimi due pack. Ops. E comunque, ragazzi, il canale sta andando, cioè, la sto prendendo in maniera molto chill e sta andando veramente bene. E sto cercando anche di impegnarmi al massimo per soddisfare le vostre aspettative, quindi ripeto, se avete richieste, ma anche suggerimenti per il canale, io lo accolgo bene. Cioè, ovviamente vedo quello che posso fare nei miei limiti e facciamo tutto. Anzi, se avete anche qualche suggerimento su qualche unboxing, a parte la collezione leggendaria, che quella praticamente l'andremo a. Non ci credo!
L'abbiamo trovato! Oh shit! C'ho tipo 100 euro di carta in mano! Non ci credo! Porca troia, sto zitto! Wow! Ti giuro, non credevo di potermi stupire, c'è cioè, l'ultimo pack. Porca miseria, Blue Eyes. Vista la rarità, ma non so quanto valga, se valga 100 euro, però mi ricordo che è abbastanza raro. Wow. Lo facciamo vedere bene. E questo lo facciamo subito finire nella bustina, almeno provvisoriamente. Eccolo qui. E che dire, ragazzi? Unexpected card. Porca miseria, che colpo di scena. E niente, io a questo punto direi, dopo tanto tempo sono tornato a sculare nei pack, cioè questo è tutto merito di Ray Dice, ovvio. Che vi devo dire? Boh, prossimo video andremo a fare il video del Tour Tengo Plant. E facciamo questo, ma vediamo un po' le tempistiche perché il Tour Tengo Plant ha bisogno di tempo, essendo un tutorial. Voglio farlo bene come quello dell'ultima volta, che è stato alla grande. Io vi ringrazio di aver guardato il video fino a questo punto. Iscrivetevi al canale se gradite questo tipo di contenuti. Lasciate ovviamente un mi piace, un commento, qualsiasi cosa. Io, boh, esterrefatto dal Blue Eyes. Porca miseria. E niente ragazzi, grazie per aver visto il video fino a questo punto, sono sconcertato e niente. Arrivederci al prossimo video, see you next time.